Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone e oggi andremo a aprire un nuovo pacchetto contenente cubi di Rubik, ovviamente, no? Ecco il pacchettino. E voilà. Intanto ringrazio Cubez per avermelo inviato. Ok, vediamo che cos'è. Ah, un 3x3x9 della Witeden. Questo dovrebbe mancarmi come cubo. Tra l'altro qui ci indica che è la versione 2. Scatola un po' rovinata, ma pazienza. L'importante è che il cubo ci sia e che funzioni bene. Quindi andiamo subito a aprirlo. Bello, bello, guardate. Bello sticker, guardate che bestia. Bello. Mi sa che non ho mai portato sul canale cuboidi del genere, questa grandezza qui, tipo 3x3x2, 3x3x5, eccetera. Questo probabilmente è il più grande in circolazione di questi cuboidi, di queste dimensioni 3x3 perenne. E tra l'altro è stickerless, non avevo mai visto uno stickerless. Di solito quelli che conoscevo avevano tutti gli sticker, quindi questo probabilmente è appunto il modello nuovo ed è per questo che è la V2. Intanto guardate il logo che non è stampato direttamente sulla plastica, ma è uno sticker, quindi volendo potete togliercelo. Io ovviamente lo lascerò qui perché è bellino. Ci sta bene. Bello, bello. Vediamo un po', un attimo come gira. Ah. Senti che rumore che fa. Guarda questi strati come sono piccolini. Per girarli devo essere precisissimo. Se voglio girare anche quelli sotto, devo essere ancora più preciso perché devo beccare lo strato giusto, vedete? Oppure, vabbè, posso fare tipo, ne so, due così e due così. Ok. Togliendo il cap potete regolare anche il centro di questo cubo, eh. All'apparenza, se lo faccio vedere così, sembrerebbe un 3x3 normale, no? Invece da qui sembrerebbe un chissà che cosa. E invece è appunto un 3x3x9. Quindi come si risolve? Innanzitutto sono curioso di vederlo mischiato perché secondo me deve essere molto elegante questo cubo. E sono sicuro che anche voi non vedete l'ora di vederlo tutto mischiato. Quindi proviamo a mischiarlo un po' a caso. A few moments later. Ok, per uno scramble fatto a mano non mi sembra per niente male. Guardate, gli strati sono tutti messi a caso. Però possiamo fare di più. Perché possiamo, ad esempio, distruggere la parte 3x3. Facendo così. Così è ancora più incasinato. Adesso sì che è un vero casino, guardate. Adesso non posso neanche più girare singolarmente i singoli strati perché sono, diciamo, bloccati da quei strati spigoli messi, diciamo, in verticale, quindi bloccano il movimento, ad esempio, di questo strato qua. Guardate, adesso è veramente difficile come cosa. Ma ovviamente c'è Simone e Simone proverà a risolverlo. Così nel mentre vi fornisco qualche base sui cuboidi e su come funzionano. Allora, in pratica, questo cubo è un'estensione, diciamo così, di un 3x3x2. Quindi, se sapete risolvere questo cubetto qua, sicuramente con qualche algoritmo modificato potete risolvere anche questo qua. E quindi è quello che proverò a fare io. Innanzitutto proverò a rimetterlo nella forma 3x3 in modo tale che posso rimettere a posto i singoli strati, quindi lo risolvo come un 3x3. Ad esempio, parto facendo la croce, quindi qui c'è il centro bianco, qui ci sono, cioè, vedo lo spigolo blu, considero ovviamente il colore del pezzettino bianco, quindi qui abbiamo il blu, posso inserire, qui abbiamo il verde. Ecco qua, qui ho il rosso, quindi andrà da quest'altra parte e il restante spigolo andrà di qua. Ok, quindi questa è una croce e tra di loro i colori sono messi bene. Adesso dobbiamo allinearli. Qui si vedono benissimo i centri, qui c'è quello arancione, qui quello verde, quello rosso. Adesso dobbiamo ovviamente orientarli correttamente. E quello che farò è, ad esempio, togliere uno spigolo alla volta. Questo qua lo metto da parte e cerco di orientare correttamente il centro facendo una rotazione di 90 gradi. Adesso rimetto lo spigolo e lo rimetto giù. In questo modo vedete che il centro è orientato e lo spigolo è tornato a posto. Adesso continuiamo con gli altri centri. L'ultima cosa che dobbiamo fare per sistemare la croce è mettere a posto appunto il colore dello spigolo con quello della croce. Quindi questo arancione, faccio così e vedete che questi corrispondono, quindi è giusto, questo corrisponde al giusto, è giusto ed è giusto. Quindi croce fatta, adesso procediamo con left to well, potete fare anche prima gli angoli e poi gli spigoli con lo stesso procedimento. Ad esempio questo è l'angolo bianco, verde, arancione che deve andare qua. Posso inserire direttamente l'angolo, ma posso fare anche left to well e cercare appunto lo spigolo corrispondente. Che è questo qua sotto, appunto, vedete? Perché nello strato centrale ha il verde e l'arancione. Quindi eseguo left to well con questa coppia qua e la inserisco in questo slot qua, vedete?
Adesso continuo con il restante F2L, quindi un'altra coppia. Ok, adesso possiamo notare che oltre al primo stato completato, vedete che proprio il primo stato ormai è finito, no? Ma anche lo stato centrale si è messo a posto, perché appunto i centri erano già a posto. Mettendo anche gli spigoli, anche questo stato centrale è a posto. Quindi ne abbiamo risolti 2 su 9. Adesso facciamo l'ultimo strato, quindi l'OLL e poi il PLL eventualmente. Ok, vabbè, possiamo fare anche solo l'OLL per il momento. L'importante è avere tutti i celli su. In questo modo vedete che abbiamo ripristinato correttamente il cubo ad un 3x3 perenne. Adesso c'è da risolvere, o meglio io partirei a risolvere con lo strato direttamente sotto allo strato centrale. Quindi questo qua sotto. In questo caso vediamo come sono messi gli angoli. Vediamo come sono messi bene. Quindi mancherebbe da risolvere solo gli spigoli. Per fare gli spigoli quello che faccio è, siccome qui c'è il blu e mi interessa il verde, porto su lo strato e qui ci devo mettere il verde. Quindi quello che faccio è semplicemente spostare lo strato fino a quando non vedo il verde. Quando vedo il verde torno giù. Poi qui ci vuole l'arancione. Ed ecco fatto. Qui è blu, quindi anche di sotto ci vorrà il blu. Qui è rosso, quindi ci vorrà il rosso. Ok, e i centri sono completati. Adesso dobbiamo risolvere gli angoli. Per gli angoli, ad esempio, qua ci vuole un rosso verde. E un rosso verde che ci posso mettere, ad esempio, quello che sta qui. Quindi, l'algoritmo che posso applicare è questo qua. Quello in cui metto un angolo nello strato immediatamente sotto. Facendo così, semplicemente. Vedete? E qui posso fare la stessa cosa. Quindi questo andrà messo qui sotto. Ed ecco fatto. Poi, tra questo angolo e questo angolo ci andrà messo ovviamente il pezzo verde arancio. Che è questo qua. Quindi sempre da questa posizione, così anche l'angolo che è venuto su tornerà qui in basso. Ed ecco fatto, quindi questo e questo sono messi a posto. E come vedete, per magia, anche questo strato immediatamente sotto quello centrale è completato. Adesso provo a risolvere quello immediatamente sopra. Quindi parto sempre con gli spigoli. Quindi anche questo è stato fatto, mancano gli ultimi due ragazzi, attenzione, ci stiamo avvicinando alla fine di questo puzzle, che sembrava impossibile, ma dai dai, vedrai che ce la facciamo. Quindi, questi due angoli sono a posto, questi due vanno flippati, ed ecco fatto, gli angoli sono a posto, dobbiamo scambiare di posto anche gli spigoli. Mancano gli ultimi due spigoli. E voilà! Bellissimo, questo si è risolto molto velocemente. Manca l'ultimo strato, ragazzi. L'ultimo! Questa è una J-perm. Dobbiamo scambiare questi due e questi due. Io lo risolverò normalmente come ho fatto fino adesso. Quindi scambio di posto prima questi due. Voilà. E poi adesso gli spigoli. Mancano questi due. Quindi le setup in modo da averli opposti. E il scambio di posto. Adesso anti setup e dovrebbe essere risolto. Ed infatti è così. Abbiamo risolto questo 3x3x9. Guarda che bellezza. Ah, che bellezza davvero. Bellissimo puzzle. Allora, a parte il pop, che vabbè, ci può stare, o meglio, non ci deve stare il pop. Però dai, considerando il livello di complessità di questo meccanismo, considerate che appunto ci sono 9 strati, ragazzi, in un 3x3 alla fine, perché il meccanismo interno è quello di un 3x3, ma ovviamente ci sono questi strati ulteriori che sono stati inseriti all'interno del meccanismo. È un po' una forzatura, ok? Considerando che ci sono 9 strati e si muove, diciamo, abbastanza agilmente,
io sono riuscito a eseguire abbastanza bene le mie mosse, i miei algoritmi. E sicuramente è bello averlo nella collezione. Cioè, un cuboide, ragazzi, vi svolta la collezione, insomma. Quindi, ringrazio ancora Cubez per avermelo inviato. Io mi sono divertito un botto risolvendolo. Mi piace averlo nella collezione. Fatemi sapere nei commenti se anche voi ce l'avete già o se avete un cuboide del genere e come lo risolvete. Io vi ho fatto vedere una specie di walkthrough, appunto, di come lo faccio io. Se volete acquistarlo, c'è il link in descrizione. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!